Poi ragazzi, questa è una prova, perché non so se lo sto mettendo a dire tutta la verità. Di qua mi sembrava fosse a destra, sì, dovrebbe essere a destra. In realtà, a dire la verità, dovremmo essere già dentro la traccia. Non l'ho capito. Bravo Maretto, che me l'hai pulito bene. Sì. Ti viene meglio di quello che pensavo. Oddio, oddio. Ficello. E vieni qua. Quell'altro qui ci arriva talmente forte che salta anche. Ah, qui a sinistra. Quello era un obbligatorio salto, solo che l'ho visto, non me lo ricordavo e l'ho visto all'ultimo. Se ce l'alleniamo. Ora aspettiamo a parlare proprio. Sì? No, oggi tieni bene, se tale colpo io non è di nessun altro. No, tieni bene, tieni bene. Questo passaggio qui si è anche rotto le scatole. Io ho continuato a dritto, non ho mica visto il funzionare a destra, cioè non me lo ricordavo, e in più l'avevo visto tutte e due. Ok, adesso sono posto questi, quindi calma. Ho sentito andare giù la ruota. Io mi frego sempre perché
alzo sempre la sella, mi vedo la salita e dico vai, e fate. E invece confondo sempre con quella di un'altra pista che ora non mi ricordo qual è, che te devi alzare la sella perché no, altrimenti non vai su, e qui invece la devi tenere bassa, se non succede questo. Dopo ripartire con la radice lì così, nel ripido, nello stretto, non è mai facile. Guarda, oggi ci ho fatto forse. E lì sono ripresa all'ultimo. Andata va bene. La pista si può dire che è finita. Questo troppettino che non ho fatto, che poi non andrò, è un saltino che non ho fatto perché ho visto che dietro non sapevo dove c'era. Oddio. Si può dire che la pista è finita qui. Ora, se questo sentiero che momenti mi fa andare fuori strada, anzi a me mi fa pigliare una bella musata in terra. Dunque ragazzi, il video di oggi finisce qui, e questo era il collegaio. Era una pista non male, oggi si teneva anche bene, quindi bella bella.